la distanza che sempre più ogni giorno noi registriamo tra l'elettorato, le istituzioni e la politica è anche dovuta al fatto, tra le altre cose, che l'elettorato è scarsamente chiamato a decidere su se stesso. E questa storia che prima c'era la pandemia e in piena pandemia ci sono state le elezioni addirittura negli Stati Uniti per il presidente degli Stati Uniti. Che sì sì no ma io diciamo gli Stati Uniti per capirsi che se la fanno loro, ecco. E il fatto che non si può votare più, mi sembra che c'è una democrazia che è balbettante, dire poco. Ripeto, e con Draghi che dice il governo non può essere commissariato dal Parlamento perché c'è una richiesta di confronto sull'invio di armi all'Ucraina, dice no, il Parlamento è inutile che ne discute perché altrimenti mi commissaria. In una Repubblica parlamentare questa è la normalità, bisognerà spiegarlo a Draghi che non è un consiglio di amministrazione di una banca, che non è un amministratore delegato, ma è soltanto e semplicemente il Presidente del Consiglio dei Ministri. Però io volevo... Da nessuno. Va bene, quello ci sta. Quello è il Parlamento che legge. Sì, dal Parlamento. Allora, no, quello che volevo dire anche agli elettori, che tra le tante elezioni, perché non concentriamoci solo sul nostro ombelico, il mondo è grande, vario e in continuo mutamento. Sono state le elezioni anche in Colombia, che è un paese martorizzato dalla guerra civile e dalla violenza, dal narcotraffico, dal terrorismo e dalle guerriglie. Per la prima volta nella storia, fino a oggi, rispettando tutte le regole e le leggi democratiche, per la prima volta è stato eletto un rappresentante di una coalizione di sinistra, Petro, che tra l'altro ha Iavi, il bisnonno italiano, e è un fatto importante per tutta l'America Latina, e anche qui vedremo il comportamento degli Stati Uniti, che considerano l'America Latina il loro giardino, che genere di reazione avranno rispetto al fatto che cioè, diversi paesi dell'America Latina scelgono in maniera indipendente il loro percorso. Ecco, questo, visto che l'ha detto Vince, sentiamo. Ma io non so.